Allora, nella giornata di ieri il Movimento Sabo è arrivato a redare un documento, un contributo d'analisi e le proposte circa le modifiche al sistema di contribuzione dell'Università Orientale di Napoli. Oggi 4 aprile 2007 siamo qui, abbiamo bloccato l'ottavo piano di Palazzo del Mediterraneo e occupato le quattro presidenze delle diverse facoltà. Le nostre richieste sono semplici, ma forse qualcuno non ci vuole continuare a non risponderci. Vogliamo il blocco immediato del decreto rettorale, con il quale si è avuto appunto la modifica del sistema di contribuzione, un'apertura di un dibattito pubblico sui futuri criteri da adottare nel nuovo sistema di tassazione, l'ampliamento dell'accessibilità alla prima fascia, la riduzione del costo della tassa per i redditi più bassi e soprattutto una maggiore quantità e qualità di servizi e di diritti, dato che la nostra contribuzione, che è quella più alta in tutta la regione Campania, non ci dà dei a livello di controprestazione, non ci offre dei servizi all'altezza. Da qui vogliamo anche lanciare altre due iniziative che porteremo avanti. Una è il 18 ed è quella di boicottare la concessione della delega, in quanto bloccheremo le elezioni dei rappresentanti degli studenti, e soprattutto quella del 19, nella quale effettueremo un corteo che partirà dalle nostre sedi universitarie e arriverà sin dentro il rettorato in via Chiatamone. Al rettore, oggi il rettore era stato invitato a partecipare alla nostra conferenza stampa, la sua presenza non c'è stata. Sarà consegnato questo documento al rettore, nella quale ci sono tutte le nostre proposte e soprattutto tutte le nostre richieste. Cose quando riguardano le modalità del calcolo delle tasse non è una cosa che è competenza del... Ma è giusta secondo lei? Cioè, perché qui i professori non si sono espressi tanto, cioè secondo... Ma noi dobbiamo vedere come sono queste nuove organizzazioni su tre classi, mi pare, di tasse, no? Ma questo aumento ingiustificato nella seconda rata, un conguaglio riferito sia alla prima... Questo io ritengo che non si deve fare sulla seconda rata, si doveva informare prima. Sulla prima rata. Sì, questo lo dico tranquillamente. Non si può negare che quindi c'è stato... Però non è competenza dei presidi di queste cose, questo è il consiglio di amministrazione e le modalità di farvi pagare le rate non spettano più. Noi organizziamo la didattica. Però io credo giusto fare una variazione di tasse sulla seconda rata. Sulla seconda rata. Anche perché non c'erano informati, cioè sulla guida dello studente stava anche la vecchia tassazione. Nemmeno io lo sapevo, perché se io devo sapere qualcosa devo sapere se le tasse variano. L'unica cosa che io ho saputo a suo tempo è che si pensava di modificare le tasse. E voi avete detto anche su Atene Napoli c'è stata una commissione del consiglio d'amministrazione. Presieduta dal professor Di Maio. Mi sembra che ci sia anche un professore di lingue, Corrado, e un altro professore che adesso non mi ricordo. La tecnica di questi incrementi non è stata resa nota a noi presi. Non c'era neanche sulla guida dello studente, cioè gli studenti non erano fatto avvisare. Una truffa, dal punto di vista anche amministrativo. Io penso che la procedura dovrebbe essere quella di un'informativa preventiva. Ma anche sul libretto di quest'anno non c'è, cioè c'era ancora la vecchia tassazione. Sì, di questo stiamo parlando. Il libretto è una cosa stampata, ragazzi. Anche se può discutere delle cose stampate. Non mi pare che ci sia sul libretto, noi dobbiamo pure dire che non c'è. Se non c'è, non c'è. Se non c'è vuol dire che c'è stata poca trasparenza e quindi non è giusto ritrovarsi ora con una somma di denaro in attesa da pagare. Io sono dell'avviso che quale che sia la giusta tassa, la tassa deve essere predefinita, preannunciata. All'inizio del contratto. Questa è un'opinione, come dire, forte, che vorremmo che tutti i professori esprimano. Penso che sia opportuno che ci sia a breve qualche riunione del Senato, del Consiglio di amministrazione, questa è la mia opinione, io l'ho già espressa al rettore. E cosa pensa della rivendicazione del movimento studentesco che chiede invece il blocco del decreto? Delle tasse? Sì, che se ne riparli a settembre, perché appunto
Quest'anno questa cosa è avvenuta da pochissimo. Se siamo convocati in Senato accademico, la mia posizione sarà quella di sospendere questa tassazione per quest'anno e di proporla per il prossimo anno accademico. Questo vi posso dire, non so se io questa posizione abbiamo chiesto riesco anche, a farla. Abbiamo chiesto anche di ridiscutere tutti insieme, diciamo, con l'assemblea permanente. Per cambiare i parametri di tassazione, che noi comunque non siamo convinti della I parametri di tassazione, per quello che so io, sono tali che uno dovrebbe essere veramente una persona assolutamente indigente per entrare. Una persona che non lo so. Sono comunque stati degli aumenti diffusi tra i 100 e i 400 euro con questo nuovo sistema di tassazione. Ecco, questo voi lo dite e io non ho elementi per verificarlo. Comunque già sono tassate quelle dell'orientale. Uno studente casomai che lavora, che già fa una vita, voglio dire, abbastanza precaria, già abbiamo già una serie di problemi, voglio dire, 100 euro tutti assieme, non è che sono una barzelletta. Senti, io te lo dico con molta franchezza, tanto che sto da 40 anni all'università, non sono alte. Non sono basse, bisogna vedere cosa sono rispetto ai servizi. Cosa esatto, ci mancano assolutamente. Se tu mi dai, siamo totalmente d'accordo. Un vassoio d'argento, io te lo pago, non so se mi spiego. Certamente. Quindi, i servizi che offre sono nulli, però. Basse, e quindi sono alti rispetto ai servizi e orientali. I servizi non sono adeguati, secondo me. Non ci sono proprio, secondo noi, invece. Vabbè, è una questione di opinione. È di opinione, sì. Io contesto una cosa, noi abbiamo rivoluzionato i mezzi di comunicazione in tutto il mondo, ma non nell'università, questa è la verità, cioè non c'è quella che tu chiami la dimensione dinamica, non c'è. Non esiste. Perché per rendere dinamica bisogna avere una dimensione anche molto immediata. Il problema è diventata inattraversabile l'università, è vissuta solo da corsi che si intrecciano, che non danno proprio... Ci sono tre computer a disposizione degli studenti, come fanno a essere multimediali gli studenti? No, io parlo della multimedialità della lezione. La lezione dovrebbe avere una dimensione che somigliasse in qualche modo a quello che tu vivi fuori dell'università. Tu vivi il multimediale fuori dall'università. Comunque ragazzi, io vi posso dire solo una cosa. Se voi state qui, le funzionarie vogliono essere perché devono essere... quelle che tutelano le carte, aiutatele a tutelare le carte. Non abbiamo nessuna intenzione di toccare carte o... perché quelle sono tutte cose che possono riguardare anche proprio l'utenza, cioè una carta perduta. Già ne perdono tante, perdono esami che gente questo, si laurea dopo anni. Spero che si possa presto trovare un'occasione in Senato accademico per discutere di questo problema. Va bene. Io non dico nulla, ma io dico se... mi aumentano un costo, mi devono anche dare un servizio. Un corrispettivo di servizio, questo lo trovo. No, mi devono anche avvisare prima. Questo c'è, perché te rimani se te lo fanno a metà autostrada, la notizia che l'autostrada questo è replicato. Questo vi assicuro che non è una competenza mia di preside. Io sono stato anche un preside che ha chiesto agli studenti prima di pagare il contributo per i laboratori. E non è successo assolutamente niente, cioè è stato pagato. Io l'ho chiesto prima, cioè nel libretto dice chi vuole, per il laboratorio bisogna avere un contributo. Un contributo, ma questo rimonta a molti anni fa ormai. Questa è la facoltà di lingua dove si paga il contributo per il laboratorio. Era preavvertita la cosa. Per questo io sono dell'avviso che anche le tasse si possono pagare, se giuste, se però... sei corrisposto. Ma noi abbiamo sempre pagate tutti, al di là di quello che dice il rettore.